zombie. Si sente qualcosa forse? È bellissimo questo peluche. Unboxing del Rode Videomicro appena arrivato e successivamente lo proverò facendo un caffè, vediamo come prende i suoni. E poi per il resto delle prove più tardi andremo a fare la prova vestiti della sarta per i vestiti della protagonista del film francese, e quindi invece del Rode Videomic Pro più che ho montato adesso proverò tutto il pomeriggio questo e vedremo il risultato poi al computer. Mi sembra bellissimo anche già solo dalla confezione, guardate che c'è qua, che spettacolo. Cioè guardate quanto è piccolo. Ok, adesso lo monto sulla reflex che sto utilizzando adesso e successivamente farò un caffè per provare a sentire appunto i vari suoni della preparazione del caffè. Quindi dovrò fare adesso le riprese col cellulare, smontare il Rode VideoMic Pro Plus e montare questo qui. Sento una cosa bellissima di questo Rode VideoMic Pro Plus più è il fatto che si accende da solo e si spegne da solo. Non vedo neanche l'utilità del tasto di accensione. Questo Rode invece VideoMicro è veramente bellino, veramente. Una cosa allucinante quanto è bello. Cioè guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Zacchete. Wow! Fatto. E poi te lo danno con questo filtro antivento. Questo gatto. Devo dire che è meraviglioso. È un po' difficile da mettere. Però vediamo se registra. Sì. Perfetto, adesso con uno switch ripassiamo alla reflex. E adesso andiamo a fare un caffè. Io il caffè lo prendo zuccherato. Perfetto, e siamo anche in orario perché alle 3:30 ho appuntamento con gli altri. Quindi adesso tutto il resto della prova la farò con questo microfono per tutto il pomeriggio e vedremo come si comporta. Ecco, come abbiamo già detto, chiaramente questa roba non è sponsorizzata, però se volete aiutare diciamo il mio canale, potete trovare tutti i link in descrizione di quello che ci sarà in questi video e appunto di tutta l'attrezzatura che utilizziamo, che praticamente sono dei link che rimandano all'acquisto su Amazon, e se acquisterete da quei link riconoscerete da noi una piccola percentuale che ci potrà aiutare ancora in quello che stiamo facendo. Allora proviamo questo microfono con un po' di vento, un pochino fuori, no? Apri il finestrino. Che fuori tutto il mercato. Wow, come ti sente ragazzi? Si sente la mia voce qui da dietro il microfono, va bene? Ma non è diretta, lo vedrai pure tu al computer. Ecco, così, così. Come si sente la mia voce? Tutto bene? Ora sarà scuro. Vabbè, pazienza, stiga, sono tutto nero, sono tutto nero. Allora, prova microfono numero 2. È normale, compare, è fatto apposta. Si sente qualcosa? Parla, Fabrizio. Si sente qualcosa, forse? È bellissimo questo peluche.
quello che fai tu con la bocca, però. Certo. Metti che c'è vento, questo qua non è antivento. Solo. Sì, ma tu fai proprio il rumore. Funziona? Ciao Chiara, saluta. Andiamo a provare il vestito da sposa di Chiara. Andiamo cioè, a provare questo bel vestitino. Qua ci sono Lea. Che non la vedete ovviamente. Eccola là, eccola là. Uno. Per ovvi motivi non posso farvi vedere la parte relativa ai costumi, però se vi iscriverete al canale in futuro arriverà anche quella parte lì, quindi se appunto siete curiosi di vedere cosa sta succedendo, iscrivetevi così rimarrete aggiornati e quando sarà il momento scoprirete le sorprese e tutto quello che c'è sotto. Commentate se avete qualche domanda o volete qualche altra informazione aggiuntiva anche su questi microfoni che avete appena visto. Da adesso in poi vedrete altro, mettete mi piace e iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video.